Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Bentornati sulle frequenze di EA TV da Piero Gipardo e Daniele Adani. Vigilia scaldata dalle dichiarazioni dei due allenatori che hanno gettato ulteriore benzina per una sfida già intensa. Si sfidano Genoa e Hellas Verona. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Il tentato per questo 11 di partenza, lo vediamo. Quei due, il loro modulo iniziale con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha... Scelta che ci può anche dagli uomini che ha... Poi chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa, secondo degli eventi del match. La quale entra in campo lei. Si schierano a campo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pier, capace di garantire solidità in mezzo al campo, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione per il Verona. Ha spazio per andare? Ben parata in tuffo questa conclusione dal portiere. Finisce comoda tra le braccia. Malinowski avanza con il pallone, deve sfruttare questa occasione e c'è il gol. Sono già sul più uno. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere, che forse non se l'aspettava. Si ricomincia dunque col Genoa in vantaggio. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Lazovic. Non è solo. Taglia fuori sul pressing avversario. A disposizione. Grazie. Goodman, spazio per la ripartenza. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Genoa. Spazzano via il pallone. Juric. Bonazzoli. Faraoni. Provano a costruire qualcosa. Palla fermata benissimo dal difensore.
Bonazzoli. Attenzione, vediamo se c'è il provvedimento per il giocatore del Verona. Tornano in possesso di palla. Non può sbagliare. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Occhio al tiro della bandierina. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Recuperano bene palla. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Però la loro manovra stenta a decollare. Gli avversari gli hanno preso le misure, gli bloccano le fonti di gioco. Vediamo se il tecnico deciderà di adottare una strategia diversa, magari cambiando anche posizione a qualche giocatore, perché altrimenti è difficile che possano raddrizzarla. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Possibilità di contropiede, attenzione. Lancio interessante. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine dei primi 45. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Va avanti nella sua azione. Bonazzoli. Grande intervento del difensore in area. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. C'è spazio per la ripartenza. Palla ancora buona, attenzione da lì. Controllano molto bene il possesso del pallone. Non può sbagliare. Tiro che è stato curato. Grande occasione svanita. Il Genoa attacca a sfruttarsi. Può contare sull'aiuto dei compagni. Si inserisce bene. Difesa scoperta a spazio. Conclusione sporcata. Lazovic. Hanno l'opzione per trovare il gol del pareggio. E trova il gol. È arrivata. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio per tutta la difesa. E poi riuscì fisico e a concludere. Non era facile in quelle condizioni. Siamo di nuovo in parità.
grazie al gol dell'1-1. Lazovic. Palla interessante per scavalcare la difesa. Palla verticale, attenzione. Potevano portare, ma l'avevano fatti i conti. Cottiere ha letteralmente evitato un gol fa, momento migliore. L'allenatore è pronto a effettuare un... La gioca vicino. Sceglie lo spazio interno. Respinta col corpo. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Riconquista. Azione che sfuma con il pallone che è rimessa per il portiere. Due minuti di recupero, così indica la a caccia della vittoria. A palla e passa in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare, diversarsi in avanti per tentare, se vogliono ciuffare almeno il pari. Importantissimo, eh? Vittoria, ed è arrivato nel recremo se la formazione avversaria avrà anche la forza per reagire. Così può bastare, vittoria per la formazione di casa. Un successo importante, ottenuto con grande carattere contro una squadra che ha dato loro filo da torcere fino alla fine. Lo testimonia il minimo scarto che separa i due contendenti. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. E senza dubbio l'eroe del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla fine.